La crisi in Ucraina, dopo quasi un mese di guerra, comincia a riflettere una pesante situazione a livello economico. L'emergenza riguarda non solo il conflitto bellico che si sta consumando, ma anche lo scambio di materie prime tra Italia e Ucraina. Il governo è al lavoro per avviare piani economici e sociali per evitare che le nostre aziende finiscano al tappeto. Sul tema è intervenuto il presidente di Confartigianato Cavion, portando alcune considerazioni sul decreto Ucraina. Il connubio costi materie prime, commenta Cavion, caro energia, rischia di mettere in ginocchio molte imprese che si stavano risollevando dopo la pandemia. C'è da considerare che anche i consumatori, a fronte di bollette più care e incertezza del mercato, mostrano maggior cautela nel programmare le proprie spese. Rimettere in moto l'economia servono incentivi, la dipendenza da altri paesi in tema di energia deve far accelerare la transizione ecologica con strumenti legislativi e economici che la favoriscano. Per sostenere le imprese, conclude il Presidente, con esse occupazione e benessere del Paese, accanto a interventi contingenti, serve una visione a lungo termine e soprattutto che i passaggi burocratici siano ridotti al minimo. Questi 2 anni ci hanno insegnato che la situazione può mutare nel giro di pochi giorni.